invece che farle una domanda, chiederle una risposta rispetto alle polemiche del centro-sinistra sul finanziamento alla notte dei serpenti. Potevano essere usati quei soldi per la sanità? Centrosinistra abruzzese lavora contro l'Abruzzo, naturalmente ogni scusa è buona per dire che c'è sempre la sanità da finanziare, quindi non dobbiamo fare turismo, non dobbiamo fare sport, non dobbiamo fare cultura, non dobbiamo fare iniziative promozionali, non dobbiamo fare niente, niente altro che la sanità. Questa è una demagogica posizione che la sinistra assume ormai da tempo, è stata bocciata dagli elettori. Noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di promuovere l'Abruzzo e di creare eventi che facciano conoscere la nostra cultura, il nostro territorio, le nostre bellezze. Vale per la Notte dei Serpenti, vale per il Giro d'Italia, nei prossimi giorni avremo il Giro d'Italia femminile, Giro Women, che si concluderà in Abruzzo, tra poco avremo i mondiali di sport rotellistici. Noi intendiamo far crescere l'Abruzzo e non pensiamo che l'unica cosa che debba fare l'Abruzzo è mettere i soldi nella sanità, perché qualche centinaia di mila euro rispetto a un bilancio della sanità di 2.700 milioni è una goccia nell'oceano. La demagogia la respingo al mittente e mi dispiace vedere che una celebrità abruzzese come Enrico Melozzi debba essere soggetto ad attacchi volgari e strumentali per il solo fatto che, pur essendo un uomo di sinistra, un antifascista tutto di un pezzo, ha avuto il torto di dire che forse Marsilio era il presidente giusto per l'Abruzzo, e questo non glielo perdonano, perché è tutto qui il problema. Si vogliono ammazzare nella culla i grandi eventi che l'Abruzzo sta costruendo per crescere, per essere competitivo come le altre regioni, e si fa a sprezzo anche degli interessi della regione Abruzzo stessa. Grazie.